Siamo davanti alla libreria Feltrinelli di Palermo in attesa del presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, che oggi è a Palermo. Incontrerà le persone qui alla libreria, dopodiché un programma fitto di appuntamenti, lo vedrà al cinema Rouge Noir e poi al Left, la casa della sinistra. Non basta presentarsi a una campagna elettorale, non c'è il raccolto in una campagna elettorale se non si fa come i contadini. Se non si semina, se non si dissoda la terra, se non la si concima, se non la si lavora, se non si è in grado di irrigarla, allora si possono vedere i germogli. Allora noi ora viviamo il tempo della costruzione dell'alternativa a Berlusconi. Mi spiace che la Sicilia avrebbe potuto essere laboratorio di questa alternativa e invece la cosa nuova che viene presentata oggi a me sembra una cosa vecchia. È una cosa vecchia, certo ben confezionata, è un pacco dono con un bel fiocco, con un personale politico in tanti casi di grande autorevolezza e quindi presentabile, ma quello che c'è dentro al pacco io temo che sia non una cosa nuova ma una cosa antica nella terra dei Gattopardi. Io temo che il centro-sinistra e il centro-destra in questo lavoro di smontaggio e rimontaggio e di costruzione di una formula di governo non validata dagli elettori e di un programma di governo non validato dagli elettori, insomma l'alternativa se non parte da un processo democratico secondo me proprio non parte, devo dire che in Sicilia non è partita.